In questo tutorial realizzeremo la nostra prima collana. La collana è questa e si tratta di una collana a girocollo composta da un pendente in metallo e cordoncino in cuoio. Una creazione che possiamo realizzare con pochi passaggi basici, dandoci soprattutto l'occasione di conoscere da vicino alcuni componenti principali nel mondo della bigiotteria, come ad esempio i terminali, chiusure a moschettone o anellini. Andiamo a vedere il materiale che ci occorre. Allora, prima di tutto filo di cuoio greco marrone da 1,5 mm, un pendente argentato anticato, in questo caso stiamo utilizzando l'albero della vita, un moschettone, dei terminali per cordoncino, degli anellini e delle pinze piatte. Allora, iniziamo tagliando circa 16 cm di filo di cuoio, tra i 16 e i 18 cm, poi insomma potete scegliere voi la misura più adatta per fare insomma una collana girocollo, e inseriamo il cuoio nel foro del pendente. Vedete, questo è il foro di circa 1,5 mm, questo cuoio è perfetto perché da 1,5 mm, volendo potete utilizzare anche un cordoncino o un filo di cuoio da 1 mm, l'importante è che la grandezza massima per questo pendente sia da 1,5 mm. Dopodiché dobbiamo andare a fissare i terminali che ci permetteranno di collegare tutta la chiusura. Allora, questi diciamo sono terminali che si aprono, che si chiudono al libretto. Vedete, hanno queste due alette che adesso andremo a schiacciare con la pinza e quindi si fisserà il terminale si fisserà al cuoio. Allora, posizioniamo il filo all'interno del terminale in questo modo. Con la pinza piatta andiamo a schiacciare prima un lato del terminale e poi l'altro. In questo modo. E ora l'altro. Questo è un terminale con un diametro interno da 1,5 mm e quindi adatto al filo di cuoio che stiamo utilizzando. Facciamo lo stesso anche dall'altro lato, quindi posizioniamo il cuoio all'interno e schiacciamo prima un lato e poi l'altro. E abbiamo fissato i due terminali alle due estremità del filo di cuoio. Ora gli ultimi due passaggi. Prendiamo gli anellini e li apriamo in questo modo, ci aiutiamo con due pinze. Possono essere due pinze piatta, una curva, insomma, che ci aiuti a fare questo movimento per aprire gli anellini. Ne posizioniamo uno da un lato e richiudiamo facendo lo stesso movimento però andando al contrario, quindi in questo modo. Gli anellini non si aprono mai lateralmente. Fissiamo anche l'altro, quindi apriamo, ci inseriamo nella solina del terminale. Questo però non lo chiudiamo subito perché andiamo ad inserire la chiusura a moschettone, quindi inseriamo l'anellino nella solina del moschettone e chiudiamo. Ecco qui. Vedete, in questo modo si aggancia. E la nostra collana è terminata. Naturalmente questa tecnica può essere rivisitata in tantissimi modi, utilizzando tante altre tipologie naturalmente di pendenti. In questo caso abbiamo utilizzato un pendente in metallo, ma ci sono pendenti in vetro, in pietra, in resina,
e tanto altro. Ugualmente per i cordoncini, in questo tutorial abbiamo utilizzato un cordoncino di cuoio, ma possiamo utilizzare anche tante altre tipologie come i cordoncini in cotone cerato oppure le codine di topo e tante altre che poi nel tempo insomma andremo a scoprire insieme. Per qualsiasi dubbio o informazione non esitate a contattarci.